Allora, me l'immaginavo che sarebbero arrivati certi commenti, così come immaginavo che in molti hanno seguito la conferenza, ma ci hanno capito poco. Secondo me ci hanno capito poco. Allora, proviamo a riassumere con gli appunti. Allora, prima domanda, gli chiedono come ha visto la squadra, periodo negativo, eccetera, eccetera. Parole di Milik, seconda domanda. Terza domanda sul nervosismo. Quarta domanda, quando la squadra perde la Trebisonda. Quinta domanda, obiettivo principale della stagione. Sesta domanda, allenatore sempre nel mirino. Poi c'è la domanda. 5 sconfitte su 6, da cosa ripartire? Poi c'è la domanda della Della Valle e tutto il resto. Poi la domanda sul nervosismo Inter-Juventus. Adesso vi faccio una domanda. Per cos'era convocata la conferenza stampa oggi? Perché c'è stata conferenza stampa oggi allo Stadium o alla Continassa? Perché c'è stata conferenza stampa? Su. Perché è stata convocata? Perché domani c'è? C'è? Dai che lo sapete, su. Bologna-Juve. Domani c'è Bologna-Juve. Allora, ci fosse uno che ha fatto una, ce ne fosse uno che ha fatto una domanda su Bologna-Juventus. Va bene, ma la cronaca, gli ultimi avvenimenti, comunque avvenimenti succosi. E va bene, vi concedo questo, però seguendo i vari commenti, qua in tanti ci hanno capito poco di quello che ha detto Allegri quando vedo. Alcuni hanno interpretato questo come una sorta di passo d'addio e potrebbe anche esserci, perché ripeto, perché questo secondo me ha sbroccato anche con la società. Questo ha sbroccato la società, si è presentato in conferenza stampa abbastanza ringalluzzito, non l'ho visto nervoso, l'ho visto piuttosto in forma invece. Secondo me questo si è incazzato con la società, ha avuto determinate rassicurazioni, evidentemente c'è stato un incontro anche con la squadra, ma io sono convinto che come non ci fidiamo noi dell'attuale società, così non si fida lui. E quel se la società li vorrà tenere, è bene, perché evidentemente ha sbroccato di brutto anche con la società, quindi perché ricevere merda tutti i giorni? No, lui, la Juve, Serie B, Serie C, stangata, quello, quell'altro. E nessuno che li difende. Voi capite, i social come li leggiamo noi? Li leggono anche loro. Sono esseri umani anche loro. Beh, è normale che uno a leggere queste indiscrezioni, uno poi, oh, intanto Rabiot già non rinnova. Ed è la prima cosa. Secondo voi, fra le ragioni per le quali non rinnova, quale potrebbe esserci? Questo ancora a processi che devono ancora celebrarsi. Dai, su. Cerchiamo di allargare la mente e di uscire da questo cliché dell'Allegri sì, Allegri no. Cerchiamo di allargare la mente. Che come diceva giustamente Spaccacalcio ieri, e gliene do atto, anche se abbiamo pareri leggermente diversi, ma molto simili, diciamo. Ce ne fosse uno che se l'è presa con i calciatori. Uno che se l'è presa con i calciatori. Nessuno. Perché? Perché abbiamo San Sebastiano lì a beccarsi le frecce di tutto il mondo. Allora, c'è un passaggio dove in molti si sono soffermati, ma in pochi ci hanno capito. Allora, che è quello? Che è quello che in cui lui dice: "Viste le situazioni economiche, viste le situazioni economiche, non è che 5 squadre in semifinale mettano sotto la sabbia i problemi." Quindi, come ben vedete, Allegri non parlava di roba di campo, ma parlava di altra roba. Ora voi uniteci i punti, uniteci i puntini. Il morto sulla riva del fiume. Dovete arrivare sesti, non dovete andare in Champions. Lì rischia di fare una figura di merda qualora dovessero vincerla. Perché può essere anche.
Ma comunque resta, non è una frase detta a caso, non devono arrivare in Champions, non è una frase detta così. I problemi economici del calcio italiano, il morto sulla riva del fiume, uniteci i problemi economici di Zhang, economici e giudiziari di Zhang. Evidentemente il signor Allegri o è pazzo o sa qualcosa che noi non sappiamo. E che questo qualcosa gli è arrivato da altre fonti, ok? Magari da argomenti dei quali si è discusso, magari nello sbrocco con la società. Sono miei pensieri, sono mie ricostruzioni, diciamo, fantasiose. Però, quindi. Chi ha parlato di campo, che si riferisce ai risultati in campo, no, riveda meglio quel passaggio, riveda meglio quel passaggio, dove Allegri non si riferiva affatto ai risultati sul campo, ma a questioni economiche, il fatto della polvere sotto il tappeto, ok? Allenatore sempre nel mirino, tutti re, poi con chi ve la dovete prendere? E ragazzi, ma se non gli concedete manco un po' di ironia, sto povero Cristo, cosa deve stare sempre a subire come Fantozzi? Poi, allora, poi un'altra roba, qualche commento ho letto, le solite storie. Lo difendi, difesa imbarazzante, così colà, zero gioco, 2 anni, zero titoli, prende 9 milioni, a parte che sono 7 milioni che prende. Prende 9 milioni l'anno, eccetera, eccetera, eccetera. Mi sa che devo accendere questa, sta lampada mi ha rotto i coglioni. Piglia 9 milioni l'anno, eccetera, 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 eccetera. Allora, io veramente, se non riuscite a capire proprio le cose, scusatemi se ve lo dico, ma se non capite le cose proprio basilari, allora ragazzi, Dio santo, Dio mio, scusate. Ok, ora, ragazzi, se non riuscite a capire neanche le cose basilari, fratelli miei, non è un mio problema. Allora, numero uno, il gioco della Juve ti piace? Fa schifo anche a me. Fa schifo anche a me. Caso notizia del secolo, il gioco della Juve fa schifo anche a me. Fa schifo anche a me. Uno, due. Piglia 9 milioni l'anno. A parte che non si sa quanti sti milioni, quando cazzo sono. Sembra una fisarmonica. Ora sono 7, ora sono 9, ora sono 10, ora sono 12, ora sono 6, ora sono 5, ora sono 8. Ora sono. Non si sa quanti cazzi siano sti milioni. E vabbè. E poi, ma per caso glieli date voi? Ma per caso glieli date voi sti milioni? Non lo so, a me sta sto ragionamento sembra quello del libro La Casta, ecco i privilegi dei politici, mangiano gratis, hanno lo sconto sul treno, come se quelli fossero i problemi della nazione, ma certe puttanate, sta storia dell'invidia sociale, dei soldi che questi percepiscono, levatela dal cervello, altrimenti non guardate più nel calcio, nella Formula 1. Ragazzi, cosa avremmo dovuto dire dei 40 milioni di Vettel allora? Cosa avremmo dovuto dire dei 40 milioni di Vettel all'anno? Netti? Ma stiamo scherzando? Boh. Io Vettel l'ho massacrato, ma mai per i 40 milioni. Mai. Sono discorsi populistici che a me stanno sul cazzo. Poi, sul gioco, e vabbè, possiamo essere d'accordo. 2 anni, zero titoli. 2 anni, zero titoli li ha fatti anche Ranieri. Solo che Allegri li fa con Rabiot, col miglior Rabiot, dopo 3 anni di sonno, con Rabiot. Con Di Maria pensionato, con Pogba latitante, con Chiesa rotto, con Vlahovic depresso, con De Sciglio, con Cuadrado vecchio, con Alessandro vecchio, con Bremer. Ranieri, i zero titoli. E guardate, io le stagioni di Ranieri le ritengo positive, più positive di quelle di Allegri. Solo che Ranieri ha fatto zero titoli con Del Piero, con Nedved, con Trezeguet, con Iaquinta, con Camoranesi, con Chiellini, con Buffon, con Salihamidzic, con
sicuramente ne sto dimenticando qualcuno. Secondo voi questa Juve è più forte della Juve di Ranieri? Secondo voi? E qua vengo al bel gioco. Questa Juve è più forte della Juve di Ranieri? Secondo me questa Juve non è più forte neanche di quella della Serie B. Non è migliore neanche di quella della Serie B questa Juve. O per voi mezz'ora di Di Maria a grande livello in tutto il campionato a voi basta? No, perché così fosse, mi arrendo. Perché secondo me è stato più decisivo Tetari nel Bologna che Di Maria nella Juventus. Parere mio, discutibilissimo. Poi, veniamo al discorso della Valle. Ora, ritornando sul fatto che di tutto si è parlato in questa conferenza stampa, tranne che di Bologna-Juve, ma lo concedo perché giustamente le notizie bisogna cavalcarle. Ora, nel ribadire il fatto che se tu vuoi farmi una domanda scomoda, è tuo diritto, così come è mio diritto, darti una risposta scomoda. Perché non è che uno deve dire per forza sì, signore. Ok? Poi, un'altra roba. Io capisco che qualcuno la conosce di persona e manco ce l'ho con lei. E manco ce l'ho con lei. Fa il suo mestiere, gli è stato detto di fare. Non è che le fa di sua iniziativa certe domande. Ora, quando io capisco magari chi la conosce di persona, beh. E magari si stima e beh, ma schierarsi a prescindere contro, non dico a favore della Valle, ma contro Allegri da parte di tutti gli altri. Ragazzi, vi devo ricordare che la signora della Valle scrive su un giornale che l'altro giorno, non un anno fa, l'altro giorno titolava i giudici sentimento popolare, euro stangata. Il giornale che ci ha praticamente mandato in Serie B nel 2006. Ricordatevele queste cose. No, perché poi siete i primi. Perché poi siete i primi che vi lamentate sui social sulle puttanate che raccontano. E poi quando vengono a processare il tuo allenatore, che oggi Allegri, domani ne sarà un altro. Ricordatevi di Conte al tempo delle scommesse. Ricordatevi di Conte. Oggi Allegri, domani sarà un altro. Io capisco il criticare il gioco, ciascuno si può fare la sua idea su questo allenatore. Il ciclo è stato positivo? No, non lo è stato il secondo ciclo, nel modo più assoluto. Non lo è stato, ma ribadisco, dare solo la colpa, cioè ad Allegri di queste robe qua. Oppure pensare che senza di questo si andava, che so, si faceva una Champions strepitosa, cioè per me va ricoverato. Uno che pensa questo va ricoverato. Uno che pensa questo va ricoverato. E alla svelta anche. Abbiamo fallito in Champions? Sì, nessuno lo nega. Nessuno lo nega. Io però vedo cose assurde, vedo gente mettere le mani avanti, ma io non cambio idea anche se vinciamo l'Europa League. Tu se vinci l'Europa League devi andare per strada a festeggiare, intanto è una coppa che non vinci da 30 anni, uno. Ma parliamo come se avessimo vinto negli ultimi anni 7-8 Champions League, come se in Europa si vincesse un anno sì e l'altro pure. Oh, io poi io capisco sul gioco, vi capisco pure, però raga, se non capite ste robe qua, a sto punto no, non è un mio problema, è un vostro problema. È un vostro problema. Io capisco, io non credo neanche alla malafede, perché vi arriva talmente tanto odio verso questa persona, per carità. Sul gioco avete anche ragione, non è riuscito a creare quello che ci aspettava, ma attenzione, a parte l'unico stronzo che diceva non vi aspettate di tornare subito a vincere, che ero io, l'unico stronzo, ma vabbè, ma questo, vabbè, ma questo non conta. Se non capite questo, ragazzi, è un problema vostro, io no, non so che farvi. Allegri deve andare via, mi auguro che vada via.
No, mi auguro, andasse via, non mi metterei in un letto, anzi, forse ne acquisteremmo in serenità. Ne acquisteremmo in serenità. Daremmo una scossetta all'ambiente, un ambiente vecchio e stantio e non solo per l'allenatore, e non solo per l'allenatore. E poi bisogna intendersi, vecchio e stantio. E alla fine veniamo ai calciatori. Ditemi. Tolto Rabiot, che è stato il migliore della Juve, e a tratti Kostic, ditemi un solo calciatore di cui promuovete questa stagione. Ditemi un solo calciatore. Chiesa? Ma io lo sapevo che Chiesa, no, il miglior Chiesa non lo vedi per ora, ma io lo sapevo. Sono tutte cose che io vi dicevo ad agosto, settembre, per non dire l'anno scorso. Oh, poi ragazzi, se non le capite, ribadisco, è un vostro problema, non il mio. Volete continuare a fare questa crociata? Prego, accomodatevi. Accomodatevi. Guardate che io non sono mica l'addetto stampa di Allegri, eh. Non me ne frega niente. Via lui, ne tifo un altro, pazienza. E mi auguro che si vinca con chi viene. Mi auguro che davvero che si riesca a vincere, che si compia un miracolo sportivo con chi viene. Sono il primo a essere felice. Sono il primo a essere felice. Però vi dico una cosa, e chiudo, stavolta chiudo veramente questo argomento e spero di non tornarci più, che mi sono abbondantemente sfacciolato il cazzo, eh. Ora ve lo dico proprio come ce l'ho sullo stomaco, mi sono abbondantemente rotto il cazzo di sta storia. Perché quando io dico una roba e non vengo capito, si può essere d'accordo, quando uno non capisce cosa intendo io, e allora a me, come si dice nella mia città, mamma, e basta. E dai, perché io capisco tutto, ma io parlare con gente con i paraocchi, no, anche no, anche no. No, non ce l'ho tutta questa pazienza né tutta questa voglia. Allora, in questi mesi, sempre a proposito di Allegri, abbiamo assistito: esoneratelo, mandatelo via, ok, via, dopo Maccabi, dopo Monza. Sul fallimento in Champions ci metto 20 firme. È stato un fallimento di mentalità, perché secondo me, paradossalmente, non tanto col Benfica, che era in stato di grazia quando l'abbiamo trovato noi, aveva Enzo Fernandez. E aveva Enzo Fernandez. Vabbè. Era in stato di grazia e noi eravamo veramente incerottatissimi quando l'abbiamo incontrato noi. Col Paris Saint-Germain, per me, te la potevi giocare. Io della Champions di Allegri, a parte il Maccabi, che sono un decerebrato, non mette sotto esame quella partita. Io ad Allegri rimprovero la gara col Paris Saint-Germain. Per me ce la potevamo giocare molto meglio. Molto meglio. Molto meglio. Col Paris Saint-Germain. Sulla Champions. E su Villarreal, quella resterà un'altra figuraccia immane. Quella col Villarreal resterà una figuraccia immane. Però vi dico una cosa. Io ho fatto una ricerca. Una ricerca riguardante Juve, Milan, Inter, Roma, Lazio, Napoli, Fiorentina, eccetera, eccetera. Quando una di queste squadre ha cambiato allenatore nel corso della stagione, è quasi sempre andata peggio. È quasi sempre andata peggio. Vi dirò di più. L'unica squadra che è riuscita a portare un trofeo a casa dopo aver cambiato allenatore durante la stagione è stato il Napoli con Gattuso nel 2020. Guarda caso contro la Juve di Sarri, che tanto rimpiangete. Guarda caso. E
È che le uniche squadre che come media punti sono riuscite a fare meglio dopo il cambio di allenatori sono stati 2 volte Gattuso, una volta quando ha sostituito appunto Ancelotti al Napoli, Ancelotti, 4 Champions, e un'altra volta quando ha sostituito Inzaghi al Milan. Entrambe le volte ha migliorato la media. E l'altro è Seedorf, di pochissimo rispetto ad Allegri nel Milan, di pochissimo, ma il risultato finale è cambiato. Zero praticamente. Fuori dalle coppe l'ha lasciata Allegri e fuori dalle coppe è arrivata con Seedorf, quel Milan lì. L'unico a portare un trofeo a casa è stato il Napoli con Gattuso, per risalire all'ultima squadra scudettata dopo aver cambiato durante la stagione l'allenatore. Bisogna tornare al 1971, l'Inter, via Heriberto Herrera, dentro Gianni Vernizzi. Quella è stata l'ultima squadra ad aver vinto e forse l'unica ad aver vinto il campionato dopo aver cambiato allenatore. Sono passati 52 anni. Quindi capite che cambiare l'allenatore alla Juve, all'Inter, al Milan, alla Roma, non è come cambiarlo al Bologna, all'Udinese, all'Atalanta, alla Regina. Lo capite o no? Basta, io parlo con i numeri e con i fatti. Voi vi sta sul cazzo questo perché vi è simpatico Adani, vi è simpatica la Della Valle. Ok, bravi, ma non è un mio problema. Stop. Vorrei non tornarci più. Veramente, passassero presto questi 35 giorni. Passassero questo e se deve andare via, vada via perché sono logorato io. Ma non per lui, per me lui o un altro è la stessa cosa. Lui o un altro è la stessa cosa. Io Juve tifavo, Juve tifo. Juve tifavo, Juve tifo. Non è un problema per me, può andare via come può. Però veramente mi sono veramente scocciato di stare a ripetere l'ovvio. Di stare a ripetere l'ovvio. E se voi avete problemi di comprensione, signori, signori, qua la scuola media è bella che è andata da un pezzo, non ve la pigliate, abbiate pazienza, giusto, giusto avere un vostro pensiero, ma vedere difese imbarazzanti dove io porto fatti oggettivi, anche no, anche no, anche no, anche no. Dai, su. Io che non si vinceva, che probabilmente non si sarebbe vinto. Io l'ho detto prima dell'inizio dello scorso campionato. C'era ancora Cristiano Ronaldo in rosa! Cioè, immaginate voi, c'era ancora Cristiano Ronaldo in rosa! Quando dicevo che difficilmente si sarebbe vinto. Ma lo dicevo a ragion veduta. E così come ribadisco, e stavolta chiudo per davvero, il concetto che sia Conte, che sia Zidane, con questa squadra qui, fra fine anno, giustizia sportiva a parte, siamo a discutere dei medesimi problemi. E dopo non ne voglio sentire uno che dà la colpa ad Allegri. Non ne voglio sentire uno. Ok? Perché io il tempo agli allenatori lo do e non lo contesterò mai. Perché è ovvio, è logico, stiamo parlando di persone, non è la PlayStation, non è la PlayStation che cambi la formazione è un effetto, non è la PlayStation, non è facile come la PlayStation gestire uno spogliatoio, levatevelo dalla testa sto fatto, levatevelo dalla testa. Ripeti, o meglio, mi correggo, arrivasse Conte, Zidane. Non vi aspettate di tornare a vincere subito, non ve l'aspettate. O io me lo auguro, io me lo auguro. Però, a meno che il signor John Elkann non si decida a allargare i cordoni della borsa a fare una squadra. È lì che dovete incazzarvi, lì vi dovete incazzare. Questi è perché stiamo parlando della stessa proprietà che fino a 3 anni fa dava 40 milioni l'anno a Sebastian Vettel, e questo non può fare una squadra che può vincere la Champions League?
Ma davvero siete ancora convinti che la Juve è nei guai perché comprò Ronaldo? Ma davvero siete convinti di questo? No, perché dovreste rifrequentare la scuola media, con tutto il rispetto? Davvero siete convinti di questo? Cioè, la stessa proprietà che ora ne dà 10 a testa a Sainz e a Leclerc? Davvero? Ma dai. Conte, Zidane. Qualche giornale riporta Tudor. A sto punto meglio De Zerbi. Guardate, a sto punto meglio De Zerbi. Iscrivetevi al canale.